Iscriviti al canale e non dimenticare di cliccare sulla campanella per ricevere una notifica ogni volta che viene pubblicato un nuovo video. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Atto di contrizione. Mio Signore, Gesù Cristo, mio vero Dio e uomo, mio Creatore, Padre Redentore, perché Tu sei ciò che sei, bontà infinita, e poiché Ti amo sopra ogni cosa, mi pesa con tutto il cuore che Ti ho offeso. Mi pesa anche perché puoi punirmi con le pene dell'inferno. Aiutato dalla Tua grazia divina, propongo fermamente di non peccare mai più, di confessarmi e di compiere la penitenza che mi è stata imposta. Amen. Preghiera della Novena. Padre misericordioso, in unione con la Chiesa trionfante in cielo, ti prego di avere misericordia delle anime del Purgatorio. Ricordatevi del vostro amore eterno per loro e mostrate loro gli infiniti meriti del vostro amato Figlio. Degnatevi di liberarli dalle pene e dai dolori, affinché possano presto godere della pace e della felicità. Dio, Padre Celeste, ti ringrazio per il dono della perseveranza che hai elargito alle anime dei fedeli defunti. Gentile Salvatore Gesù Cristo, tu sei Re dei Re nel paese della beatitudine. Vi chiedo di ascoltare la mia preghiera con la vostra misericordia e di liberare le anime del Purgatorio. In particolare, portali dalla prigione delle tenebre alla luce e alla libertà dei figli di Dio nel regno della tua gloria. Gentile Salvatore, ti ringrazio per aver redento le povere anime con il tuo preziosissimo sangue, salvandole dalla morte eterna. Dio, Spirito Santo, accendi in me il fuoco del tuo amore divino. Ravviva la mia fede e la mia fiducia. Accogli gentilmente le preghiere che ti offro per le anime che soffrono in purgatorio. Voglio applicare i meriti di questa devozione a favore di tutta la Chiesa sofferente e specialmente dei miei defunti genitori, fratelli, sorelle, benefattori, parenti e amici. Rispondi alla mia preghiera affinché possiamo essere riuniti nel regno della tua gloria. Dio, Spirito Santo, ti ringrazio per tutti i benefici con cui hai santificato, rafforzato e alleviato queste anime benedette, e specialmente per averle consolate nelle attuali sofferenze con la certezza della felicità eterna. Possiate presto unirvi a loro e ascoltare quelle parole benedette che vi chiamavano dal cielo. Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo. Ottavo giorno. Mio Signore Gesù Cristo, che hai tenuto coloro che vivevano in questo mondo troppo affezionati ai beni terreni e dimenticati dalla gloria, tu li tieni lontani dal premio affinché siano purificati dalla loro negligenza nel desiderarlo. Misericordioso Signore, soddisfa le loro ansie e i loro desideri affinché possano presto godere della tua presenza e concedici di amare i beni celesti in modo tale da non desiderare disordinatamente i beni terreni. Preghiera per un membro della famiglia. Oh buon Gesù, il dolore e la sofferenza degli altri
hanno sempre toccato il tuo cuore. Guardate con pietà le anime dei miei cari parenti del purgatorio. Ascolta il mio grido di compassione per loro e fai sì che coloro che hai separato dalle nostre case e dai nostri cuori godano presto del riposo eterno nella casa del tuo amore in cielo. Preghiera per i genitori defunti. O Dio, ci è comandato di onorare padre e madre. Per la tua misericordia, abbi pietà di mio padre o di mia madre e non ricordare i suoi peccati. Possa io vederlo di nuovo nella gioia dello splendore eterno. Lo chiedo per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiera per le anime del purgatorio. Il Signore disse a Santa Gertrude, veggente del Sacro Cuore di Gesù, che ogni volta che pregava questa preghiera poteva liberare 1000 anime dal purgatorio. Padre Eterno, ti offro il preziosissimo sangue del tuo divin figlio Gesù in unione con le messe celebrate oggi in tutto il mondo da tutte le anime benedette del purgatorio per tutti i peccatori del mondo. Per i peccatori nella Chiesa universale, per quelli nella mia stessa casa e all'interno della mia famiglia. Amen. Preghiera finale. O Dio, nostro Creatore e Redentore, con la tua potenza Cristo ha vinto la morte ed è tornato a te glorioso. Possano tutti i tuoi figli che ci hanno preceduto nella fede, specialmente, partecipare alla sua vittoria e godersi per sempre la visione della vostra gloria, dove Cristo vive e regna con voi e lo Spirito Santo, Dio, nei secoli dei secoli. Amen. Dona loro, Signore, il riposo eterno. Lasciate che la luce perpetua brilli per loro. Riposa in pace. Amen. Maria, Madre di Dio e Madre di Misericordia, prega per noi e per tutti coloro che sono morti nel grembo del Signore. Amen. Preghiera per la novena ai defunti. Ottavo giorno. Incontro con il Creatore. Le anime del purgatorio, che non sono in grado di poter aiutare se stesse, soffrono indicibilmente al pensiero che tanti uomini e donne vivono senza sapere ciò che fanno. Essi trascorrono la propria vita senza mai pensare a Dio, all'eternità e quindi al perché esistano e di conseguenza non sono in grado di prepararsi sin d'ora all'incontro finale con il loro Creatore. O Dio onnipotente ed eterno, proteggimi da un cuore apatico ed indolente. Aiutami a riconoscere nella mia esistenza i veri valori, a contare i miei giorni e ad avvicinarmi sempre di più a te, fino a vederti, adorarti e lodarti nel tuo regno eterno. O Maria, concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a te per ottenere la tua protezione. Santa Maria, Madre di Dio, mediatrice di tutte le grazie, vieni a noi e a tutte le anime del purgatorio con la tua potente intercessione. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano
e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. L'eterno riposo, dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.